Io volevo fare una domanda alla più bella del reame, che non siete voi quattro, chiaramente. Scusate, l'avete messa seduta lì, quindi non qualche cosa. Però, eh. La più bella del reame, se ci dice qualche cosa sull'Utica, qualche parola. Cioè, come la vedi una giovane ragazza a Viterbo, come vede questa manifestazione? Cioè, come la vivi? Cos'è che ti piace? Allora, io quando penso all'Utica, per me è come pensare al sogno, diciamo, mi vengono le lacrime agli occhi perché è una cosa dentro la quale sono cresciuta e è una cosa che mi fa piacere vedere anche le persone, i miei coetanei e nonché i miei amici adesso sono interessati tanto quanto me alla storia e a questa manifestazione. Noi giovani siamo la forza e nonché anche l'espressione della passione e dell'amore che porta avanti questa manifestazione. E l'espressione dell'affetto che abbiamo anche nei confronti della città di Viterbo e che ci porta appunto, come già detto, a tornare dalla Germania, da Torino o a mettere da parte tutti i nostri impegni, perché comunque siamo persone che studiamo e lavoriamo, e a mettere da parte tutto per girare lì al centro storico di Viterbo, almeno per una settimana o qualche giorno, una cosa che veramente mi riempie il cuore di gioia. Noi siamo per il cambiamento, specialmente dalla mentalità di alcune mentalità, magari rimangono pochi senza stesse, questo come. Grazie. Serenella, possiamo avere qualche dettaglio sul concorso fotografico? Sì, esattamente. Il concorso fotografico l'abbiamo approntato l'anno scorso, soltanto l'anno scorso perché? Perché comunque molti giovani adesso hanno questa passione per la fotografia. Quindi vediamo sempre questi ragazzi con la macchinetta, al collo, fare foto, eccetera. Ho detto perché non tramutare questa cosa in un concorso che ti coinvolga anche di più e che in qualche modo li premi, no? Perché comunque anche semplicemente il fatto di vedere poi le loro foto sul sito, di vederle sulla pagina Facebook, al di là poi di chi vince o di chi non vince, perché il premio è insomma simbolico, non è che possiamo dare chissà quali grossi, no? Riconoscimenti. Però per loro già questo è il riconoscimento, anche perché se stanno all'Utica con la macchinetta fotografica è proprio perché gli piace l'evento, gli piace in qualche modo catturare le immagini. L'evento si presta molto bene, peraltro, perché insomma ha delle, no? Molti aspetti, tra il teatrale, l'architettonico, la rievocazione, che quindi si prestano molto bene. Tant'è vero che questa foto qua, questa qui, la seconda pagina del programma, è la foto che l'anno scorso ha vinto. E quindi gli abbiamo, no, voluto dare comunque questo premio, soprattutto di riconoscimento ulteriore, diciamo così, mettendolo proprio anche sul programma. E è questo quello che magari vorremmo fare sempre, insomma. Non è uno sfruttare, ma mettere in luce le caratteristiche di questi ragazzi, perché poi soprattutto sono tutti ragazzi quelli che hanno partecipato al concorso. E quindi quest'anno mi è stato bene di ripeterlo perché l'esperienza è stata più che positiva e ci piace raccogliere insomma un po' tutti quelli che sono gli aspetti che possa avere un evento che coinvolge il popolo. Sì. Questo è, cioè l'Utica deve rimanere un evento popolare, vogliamo che rimanga un evento popolare, per questo comunque tutta la produzione è quasi totalmente gratuita, ovviamente vabbè, l'invito a corte no, perché comunque c'è una cena vera e propria, un luogo, però insomma il 95% degli eventi, forse anche il 98% degli eventi, sono tutti gratuiti. E così deve rimanere, perché comunque la popolazione, il pubblico deve essere invitato a venire, a conoscere, a fare. Parlavamo ecco, in questi giorni di eventi similari, similari che comunque sono più legati soltanto in interrogazione che fanno in Germania, dove magari c'è un biglietto di ingresso per cui si spende anche 30-40 euro e che fanno magari nella giornata in cui c'è la giostra con i cavalli, fanno anche 10.000 spettatori, però come dire, forse ci sono meno abituati, cioè hanno meno cose, come diventavamo l'altro giorno insomma con il presidente, hanno meno cose a livello architettonico, quindi costruiscono di sana pianta, perché in questo villaggio dove fanno questa cosa è tutto ricostruito, cioè in mezzo a una scala hanno ricostruito un villaggio medievale, hanno ricostruito uno stale dove fanno la giostra cavalleresca, hanno ricostruito un castello, finto ovviamente, tipo come se fosse a Walt Disney, però quelli, cioè, loro hanno questa voglia, no, di rievocare cose che magari non hanno. Noi qui abbiamo e dobbiamo invece cercare
a volte abbiamo troppo e quindi non ci rendiamo conto delle bellezze che ci circondano e per cui non siamo magari disposti a spendere quel un po' di più per poter partecipare o vedere queste bellezze. Magari uno va al Louvre e spende, non so adesso quanto è arrivato il biglietto, va a un museo italiano e si lamenta che costa troppo. Quindi questo è un po' il paradosso. Manca, che ci diciate, il periodo che copre Ludica, i luoghi e gli orari. Sì, allora dal 10 al 14 luglio, quindi cominciamo oggi, dalle 18 alle 24 di ogni giorno, tranne la domenica che la restrizione delle armate, delle schermaglie, guardie di Bellini avviene già attorno alle 15. E i luoghi sono centro storico, quartiere San Pellegrino, quindi proprio il cuore della città, quindi piazza San Carluccio, piazza della Morte, piazza San Pellegrino, insomma le zone limitrofe, nel cuore della città storica. La battaglia a Valle Favola. Sì.